Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il campionato. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Leonardo Andreini e anch'io ascolto direttamente da Firenze tutti i giorni Radio Inizia il campionato. Un saluto. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il campionato. Gentili radioascoltatori di Radio Inizia il Campionato, una buona serata da Daniele De Conno che vi racconterà la partita tra Atalanta e Valencia, valevole per i quarti di finale della UEFA Champions League. Siamo in diretta, allora vi leggiamo velocemente le formazioni per un tutto esaurito qui allo stadio Giuseppe Meazzi San Siro, dato che l'Atalanta non ha praticamente lo stadio per uno stadio per la Champions League. Gollini in porta, Loi, Palomino, Jim City in difesa, centrocampo Hoiberg, De Ron, Floyler e Gosens in attacco, Ilicic, Pasalic, Ilicic e Gomez. Un 3-5-1-2. Poi l'altra, la Valencia, Demeschen in porta, poi Gaia, Diabin, Maragalla, Voss in centrocampo, Schler, Kondogbia, ex Inter, Pareggio, Fernando Torres in attacco, Maxi Gomez e Gonzalo Guedes. Ricordiamo per il Valencia un 4-5-2, mentre ricordiamolo bene per l'Atalanta è un 3-4-1-2. I due capitani, Gomez da una parte e Pareio dall'altra, i diffidati per l'Atalanta, De Ron, Jim City e Ilicic, per il Valencia Vuas. Siamo anche gentili radioascoltatori in diretta. Siamo anche in diretta proprio per in diretta siamo anche in diretta Facebook per tutti gli amici atalantini, per i tifosi. L'arbitro è il signor Oliver, i due guardaline Burt e Bennetti, il quarto uomo è Martin Aticon, i VAR Cavanjan e Pavson, sono tutti inglesi. Il delegato a guardare, il delegato UEFA qui per guardare anche l'arbitraggio è Koch, il tedesco. Iniziata da 15 secondi la partita, è una vera partita interessante quella di questa sera. Per tutti gli amici radioascoltatori, una buona partita, buona Champions League per le italiane. Iniziamo quest'oggi con la partita di Atalanta-Valencia, poi la prossima settimana ci sarà praticamente Napoli contro Barcellona, martedì e mercoledì della prossima settimana c'era Olympique, ci sarà una grande partita per la Champions l'altra italiana sarà Lione, Olympique Lione, Juventus mercoledì prossimo. Ancora una partita davvero interessante. I due allenatori, Giampiero Gasperini per l'Atalanta, per il Valencia Albert Caldés. È una partita davvero bella, davvero interessante. E allora siamo ancora in diretta praticamente per qui, per chi vuole ascoltare l'intera
l'intera radiocronaca, vi mettiamo il link a disposizione nei nostri commenti per gli amici, per gli amici di Facebook, vi mettiamo i commenti, la radiocronaca com, la radiocronaca com completa, eccola qui praticamente. Ancora i primi palloni sono per l'ATA, palloni interessanti. C'è stato un fallo ai danni del giocatore numero 6 Palomino per l'Atalanta, il fallo è del giocatore numero 22 Maxi Gomez, l'attaccante contro il difensore. Ancora siamo al terzo minuto, Atalanta 0 Valencia 0, il primo a toccare il pallone il capitano Gomez. Ancora una partita di quelle interessanti. Adesso ancora il pallone torna a Roberto Loi, poi da Toloi va a Gollini al numero 95, poi il pallone va ancora a Toloi, Toloi va da Gollini, Gollini poi scambia per Jim City, poi ritorna il pallone all'indietro per Gollini, ancora il pallone che va a Toloi, ancora Toloi deve combattere, poi il pallone per il numero 72 Giuseppe Ilicic, ancora avanti per il capitano Alejandro Gomez, Gomez va sulla fascia destra, Gomez, Gomez, 1-2 Gomez, fallo e c'è il calcio di punizione, fallo su Gomez, calcio di punizione in favore della Atalanta. E allora è una, davvero una grande partita quella che c'è questa sera, vogliamo regalarvi tutto per tutto. Intanto il fallo è del giocatore numero 10 Pereiro, Pereiro schiara la barriera Domenech del Valencia, e allora vedremo come andranno. Sta vedendo il calcio di munizione il coach dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini. Vediamo, c'è Gomez sulla battuta Giuseppe Ilicic, vediamo Gomez o Giuseppe Ilicic, l'arbitro Oliver, l'inglese Miguel Oliver sta per fischiare, vede qualcosa di regolare, fischia in questo momento, va Ilicic, la finta per Gomez, fuori il pallone praticamente, un pallone, era una finta di Jeff Ilicic, pallone per Gomez, abbiamo rivisto, l'ha toccata Ilicic, comunque Gomez l'ha mandata proprio sul fondo, era una buonissima azione questa per l'Atalanta, peccato che ha sprecato un'occasione colossale, se la batteva Ilicic poteva almeno mettersi il pallone in calcio d'angolo per quanto riguarda soprattutto l'Atalanta, vediamo quello che sarà, ricordiamolo praticamente che poi domani in UEFA Europa League praticamente ci sarà proprio l'Inter e la Roma. Intanto seguiamo la partita, c'è un fallo, quindi il fallo che è stato speso dal giocatore numero 6 Palomino ai danni del anche giocatore numero 22 Maxi Gomez. Siamo al sesto minuto, ancora ancora il Valencia batte il capitano Daniel Pereiro, vediamo battuta in mezzo, spazzata via da Jim City, ancora va a ripartire l'Atalanta, non riesce, allora va a prenderà Margala e allora prova ad andare proprio l'Atalanta, ancora l'Atalanta però non riesce, recupera subito il pallone Gioffre Condobbia, l'Atalanta recupera, va in velocità, ancora Gioffre Condobbia, di nuovo il pallone, è stato Gioffre Condobbia, anche in Italia Gioffre Condobbia all'Inter, il pallone messo in mezzo, spazzato via dal numero 11 Freuler, c'è stato un fallo, qui sarebbe da cartellino giallo, ma è stato fermato Gonzalo Gudes proprio dal numero 2 Toloi, però
nulla, ah, gli è rimbalzata addosso, forse il fallo neanche c'era, forse c'era in minima parte, però Toloi è un bravissimo giocatore, Toloi. E allora vediamo adesso cosa sta succedendo. Ancora il pallone va per il vi ricordiamo che ricordiamo ancora che l'Atalanta poi andrà a Valencia proprio per la partita di ritorno, perché il Valencia è arrivato primo nel suo girone, mentre l'Atalanta è arrivata seconda nel girone che è il girone di rimonta. Ma seguiamo la partita ancora in diretta. Il pallone va per il pallone per Pasalic, ancora il pallone per il capitano Gomez, poi si va dall'altra parte per il numero 33 Ateber, ancora pallone per l'Atalanta, il tiro! C'è la parata di Domenech e già si arrabbia Giampiero Gasperini dalla panchina. Mamma mia, si arrabbia Giampiero Gasperini. E ha passato a Ilicic al numero 88 Pasalic, perché vediamo la parata bellissima di Domenech, che ha proprio fermato Pasalic. Quindi vuol dire che hanno molte novità in ballo, moltissime sono le novità in ballo. Allora vediamo Gomez, batte il pallone, batte come Gomez, ancora il pallone per il numero 15 Deron, scambia sulla fascia destra per un compagno, poi va il pallone per Gosens, poi scambia per Hatteber, pallone messo in mezzo e sbaglia il giocatore numero 3, Toloi. Ancora noi siamo il intanto vedremo le ultimissime, intanto il rivediamo ancora nel nostro momento di servizio, stiamo rivedendo la parata straordinaria di Domenech. Domenech è una partita importante, una partita davvero interessantissima, quella di questa sera. Ancora recuperato il pallone da Paggero, ancora c'è un tanto in c'è intanto vi ci scusiamo, non c'è Jim City ma c'è Cal c'è allora vediamo c'è Caldara c'è Caldara praticamente non Jim City Caldara quindi c'è Caldara e non c'è Jim City in difesa, quindi c'è Caldare non Gin City. Ecco, noi abbiamo siamo riusciti a recuperare in questo momento all'errore nella che c'era arrivata nostra formazione praticamente, quindi lo vediamo, quindi c'è è Caldara. E allora eccolo Caldara. Allora c'era un errore nella nostra formazione che ci era pervenuto, il pallone per Gomez, poi va il pallone al numero 11 Deron, poi per il 62 Giuseppe Ilicic, Ilicic 1-2, Giuseppe Ilicic, non c'è niente secondo l'arbitro Miguel Oliver. Allora sta per ripartire subitissimo il Valencia, che non riesce a sfruttare questa occasione quando siamo all'undicesimo minuto. Atalanta e Valencia sono sullo 0-0, il pallone per Fernando Torres, ancora nessuno e due, non riesce a prendere il pallone Gosens, Gosens sta per ridare il pallone a Leandro Gomez, che poi c'è l'errore, il pallone preso soprattutto dato a Domenech. Domenech, fantastica parata, ridiamo su Pasalic. Io devo dire che la partita si aprono sempre dei minuti centrali dei tempi, nei primi minuti si aprono molto molto poco, e allora ritorni comunque parliamo intanto lo ricordiamo, non c'è Jim City ma c'è Caldara, ancora spazzato via il pallone da Palomino. E allora è una grande partita quella di questa sera. E allora e allora
è ancora la partita davvero interessante. È una grande partita. Quella di questa sera. E allora ci sta per provare soprattutto l'Atalanta con Gomez. Poi il pallone all'indietro per Caldara, Gomez. Caldara, Gomez, ancora non riesce proprio l'Atalanta e allora viene spazzato via il pallone. E allora ritorniamo ancora con il Valencia che ci sta provando. C'è rimessa laterale soprattutto per il Valencia, è stato fermato dal giocatore numero 6, Palomino. E allora vediamo il no, c'è calcio in munizione, sembrava rimessa al laterale. Siamo al 14° minuto di gioco. Vediamo l'arbitro Miguel Oliver controlla se tutto a posto in area di rigore. Viene battuto il calcio di punizione, quasi tiro, e fermato dalla difesa nero-azzurra di Bergamo. Pallone va a Gioffre Condobbia. E allora vediamo come vanno a giocare. E allora è una partita davvero interessante. Quella che va in questo modo. Allora questa partita una vediamo adesso. È una grande partita per il momento. Però non riesce, diciamo, l'Atalanta a giocarsela fino in fondo. Allora il pallone va per De Ron. Ancora lui, ci stanno provando al momento. Però bisogna anche capire come vanno le due partite, le due parti, perché le due partite, perché si fanno sempre due partite tra il primo ed il secondo tempo, come è capitato domenica sera per l'Inter. Gomez ci sta provando il tiro e la rete di Hatebur, Atalanta in vantaggio, Hatebur, non esulta Gasperini ma Hatebur, il gol di Hatebur, esplodono tutti i tifosi dell'Atalanta, allo Giuseppe Meazza in San Siro, esplode, mamma mia come esplodono, mamma mia come vanno ad esultare, come vanno a esplodere praticamente, sono i giocatori giocatori neroazzurri, hanno segnato, e allora il gol dovrebbe è regolare, il gol dovrebbe essere, perché la caduta del giocatore numero 14 Gaia non è stato chissà che cosa, poi perché non l'ha neanche visto il Hatebur, ma un gol davvero straordinario. Allora vedremo che cosa succederà in questo momento.
E allora vedremo adesso quello che si potrà anche vedere. E allora sempre in vantaggio, in vantaggio adesso l'Atalanta, bellissimo gol, è stato un gol bellissimo. Si vede in questo momento che cosa riescono a fare. Allora vediamo, parte Gomez, ancora l'Atalanta, Gomez, il pallone quasi messo in mezzo, non riescono, e allora vedremo il pallone per Caldara, poi si va all'indietro per un compagno, ancora il pallone per Atebur, poi scambia subito per il numero 72 Giuseppe Ilicic, Ilicic ancora, il pallone va all'indietro per Caldara. Va per il numero 6 Palomino, poi il pallone per Gosens, 1-2 Gosens, pallone messo in mezzo, il pallone che viene subito recuperato da Giuseppe Ilicic, poi da De Ronna di nuovo Ilicic, Giuseppe Ilicic, Ilicic ancora viene messo in mezzo, il pallone per Gomez, ancora in due tempi Gomez, non c'è stato fallo, riprende il pallone Geoffrey con Dubia, e allora il pallone va avanti per Guedes, ancora 1-2, ci sta provando, il fallo ai danni del giocatore Guedes dal numero 15 che è Deron, praticamente che è Deron, vediamo. Vediamo adesso che cosa riescono proprio a fare. Vediamo in questo istante. Adesso c'è calcio di punizione in favore della Valencia. Buttato tutto in mezzo, spazzato via da Palomino, e allora si vede che cosa sta succedendo, e allora bisogna anche capire quello che succede adesso. Atalanta e Valencia. Allora, ecco, è una partita davvero interessante al momento, però non bisogna vedere nulla di male. Però devo dire che l'Atalanta attacca anche il Valencia, però l'Atalanta bisogna anche capire quello che potrà anche fare. Bisogna anche capire adesso come si svolge la nazione. Ancora pallone in mezzo, sull'esterno della rete, sull'esterno proprio della rete. E allora, è una partita di quelle interessanti. Pallone si sì, va sulle esterno della rete. Sull'esterno della rete. Vediamo il gol, lo ricordiamo, al 16° di Atebur. Siamo al 21° minuto, sempre in vantaggio l'Atalanta, che riparte il pallone con De Ron, poi deve giocare vicinissimo, il pallone per il capitano Gomez, ancora il pallone va all'indietro da Caldara, poi ancora all'indietro per Toloi, si scambia per De Ron ancora 1-2. Vediamo Ilicic,
Pasalic, poi il pallone per Go, per De Ronna, ancora il pallone va per Pasalic, il pallone per Ilicic spazzato via da Margala, ancora in avanti, un avvantaggio ancora in fuori importante, va il pallone, posizione regolare, il tiro, quasi tiro, non riesce il pallone a metterlo in mezzo proprio Maxi Gomez, e allora c'è stato un fuorigioco fischiato in questo momento dal guardaline Simon Bennett, l'inglese, si era fuorigioco con il braccio praticamente. Allora siamo al 23esimo minuto, Atalanta 1 Valencia 0, al 16esimo segna Hatebera per il vantaggio della squadra di Gian Piero Gasperini, che vi ricordiamo non gioca al proprio stadio perché non è proprio lo stadio idoneo per la Champions League, diciamo una partita l'ha giocata a Reggio Emilia, le altre tutte al Giuseppe Meazza in San Siro, poi ricordiamo che il ritorno giocherà a Valencia mentre in Valencia. Allora il pallone che va da Geoffrey Condobbia, va a Schelder, il pallone va fuori, c'è da mette fuori a Teber, ci sarà la rimessa la laterale praticamente. Allora in UEFA Champions League prosegue proprio qui negli ottavi praticamente, erano finiti nel gruppo del Manchester City praticamente, non hanno mai affrontato questa formazione proprio del Valencia, e quindi è arrivato primo nel gruppo H praticamente, la prima dal 2012-2013 che arriva praticamente primi in un girone agli ottavi, quindi bellissima partita. Poi vi spieghiamo anche il tutto come è arrivata proprio l'Atalanta, ancora niente da fare. Allora vediamo, si vede in questo momento che cosa succede. Allora vediamo come andranno gli altri minuti. Pallone per il capitano Pereggio, ancora il pallone per l'Atalanta, ma ritorna il pallone al Valencia per Pereggio, poi dall'altra parte per il giocatore numero 18 Wes, ancora il pallone va da Zedder a Wes, ancora il pallone a numero 6 Geoffrey Condobbia, poi il pallone viene dato a Zedder, ancora Zer, poi il pallone avanti per Guedes, ancora poi gioca vicino e stretto adesso, però che non riesce a ripartire, sta dando un pochino di campo soprattutto agli spagnoli, e quindi si vede ancora di più. Intanto il pallone si è scaramentato fuori il pallone, c'è rimessa laterale già battuta per il Valencia con Dobbia, poi si torna all'indietro per Diakiba Abi, il pallone va per Domenech sta per spazzare via perché sono tutti i giocatori atalantini praticamente vicino, ancora il pallone, un fallo che l'arbitro Miguel Oliveira anche sanzionare, ma rivediamo il fallo del giocatore numero 6 Palomino a fronte del giocatore numero 20 Ferran Torres. Ancora il pallone, niente di che, sta ripartendo il Valencia. Allora il pallone viene ripreso da Hatebur, di tra Tottenham e Lipsia, il pallone è fermo sul 0-0, pallone in mezzo, viene parato da Gollini. Allora Gollini ci deve provare, Gollini.
Allora il pallone all'indietro da Caldara, va a Gollini. Vediamo in questo momento che cosa fanno. Il pallone torna da Tolloi, ancora di nuovo a Tolloi il pallone. Il pallone per Atebur, ancora si va vicinissimo. Il pallone per Freuler, da Freuler va a Gosens, il pallone a Gomez, da Gomez a Freuler. Ancora giocano vicinissimo, siamo al 28esimo minuto. Atalanta 1, Valencia 0 con il gol di Atebur al 16esimo. L'Atalanta si è portata in vantaggio. Il pallone per il giocatore numero 6 Palomino. Poi c'è la rimessa con le mani per gli uomini di Giampiero Gasperini. Vediamo. Sì, è per gli uomini di Gasperini. Ancora il Valencia che ci prova, intanto c'è un fallo, c'è calcio di punizione in favore del Valencia. Allora, ricordiamo che il Valencia, la vittoria in casa col Chelsea e della Ex sono state le uniche del Valencia, le uniche trasferte o trasferti Champions League del Valencia. La squadra ha vinto 5 partite nelle ultime 12 Champions League. Ma il pallone adesso per Jeff Ilicic, non ci arriva nessuno. Il pallone non viene servito per Ilicic perché è in posizione di fuorigioco, ma il pallone poi va a Domenech, lo prende Domenech. E allora, diciamo, sono state tante le partite praticamente. Sono state modificate le cose per la Champions League. È entrato Mattia Caldara che è stato preso a Milan in prestito, Lennart Meret Kasbor dall'Hercules. Hanno modificato un pochino la rosa. L'Atalanta l'ha modificata, quindi anche Amil Valencia. È entrato Alessandro Florenzi dalla Roma in prestito, Javier Zimes, Cristin Piccinini, Javier Zamin e Cristiano Piccinini usciti, Ezechiel Garaya, Coinderini, Juri Musa. Queste sono le uscite, mentre era tanto me l'avevamo dette per l'Atalanta, le uscite dell'Atalanta praticamente, sono usciti tanti praticamente. Allora, poi ne parleremo anche nel secondo tempo, come sono cambiate le squadre da qui, da quando è finito il girone a qui, alla Champions League praticamente. E allora vediamo poi che cosa sta succedendo. E allora vediamo in questo momento. Ancora il pallone. Vediamo adesso quello che sta succedendo. Ancora il pallone per il giocatore numero 7 Guedes. Ancora il pallone messo in mezzo, ci poteva arrivare Palomino per spazzare via, mamma mia. Si mette mani nei capelli Albert Caledes, le mani nei capelli, come siamo al 31esimo e mi sembra che ci sia il calcio d'angolo. Il calcio d'angolo. Sì, il pallone era uscito fuori. C'è il vediamo. Il no, prende il palo. Il pallone sembrava che era uscito già fuori il palo. Va il calcio d'angolo. Il Valencia. Ancora pallone corto, spazzato via soprattutto da Tolloi, non arriva in una zona del campo, dall'altra parte proprio dell'area di rigore dove attacca l'Atalanta e adesso si vuole quasi fermare Domenech. Allora Domenech, vediamo.
Domenech spazza via, poi il pallone ancora per alle parti, va a caldare il pallone, poi prende De Ron, non riesce, quindi ci sarà praticamente rimessa laterale in favore del Valencia. Al 39esimo minuto non si sta comportando molto bene l'Atalanta, ci ha provato un paio di occasioni ma niente da fare praticamente. Allora bisogna anche capire quali sono le necessità praticamente. E allora le necessità soprattutto della squadra di Gianpiero Gasperini, che adesso sta per battere una punizione. E allora vediamo. Vediamo ancora il pallone che viene preso in questo momento ancora all'Atalanta, il pallone va a Toloi. E allora ci vuole provare, vediamo. Ci sta provando adesso. Ancora il Valencia che sta dando un grande spettacolo praticamente. È un grandissimo spettacolo al momento. E allora bisogna anche dire che c'era intanto un fallo ai danni di Guedos. E allora vediamo. Si vede in questo momento. E allora vediamo adesso, riparte subitissimo il Valencia, il pallone che non riesce ad arrivare, era un'ottima idea per il giocatore numero 7 Guedos. Ancora intanto vi ricordo che praticamente l'Atalanta era l'unica esordiente nella stagione 19-20, nonché la decima italiana alle 141 in totale, ed è una delle due debuttanti ottavi insieme al RB Lipsia. Questi sono dati confortanti per quanto ci riguarda, ma il pallone va a Gosens, poi arriva il pallone per Pasalic, il pallone va a Gomez, il capitano Leandro Gomez, pallone messo in mezzo per ancora verso Ilicic, non tira, va il pallone a Adebayor, il pallone va via con Dobbia, ancora c'è stata una piccola spinta ma recupera subito il pallone per Diachi, per Gaia, ancora il pallone va avanti. Ha preso il pallone dal giocatore numero 7 Gancelo Guedes, 1-2, ci provano ancora ancora un grande pallone per Pereio Guedes, il tiro non ci arrivano, mamma mia, non c'era il capitano, mi sembra Dai e Pereiro, no, mamma mia, che tiro, che passaggio per Guedes. Era un passaggio clamoroso, posizione anche regolare, regolarissima. No, non ci arriva, però forse era anche in fuorigioco il giocatore numero 4, Margala. Mamma mia, Mangala, che ero, e si dispera Albert Calades. Siamo al 36esimo minuto, occasionissima per il Valencia. Con passaggio di Guedes e poi Mangala, e allora qui c'era un errore, un erroraccio. Bisogna anche capire per il momento cosa succede. E allora vediamo il pallone per Mangala, ancora avanti Mangala, dal pallone a Was. Wes, poi c'è Wes, ancora 1-2, il pallone che lo prende Pareio, pallone in mezzo e spazza via Freuler, ancora in pallone per il capitano Pareio, ancora in pallone a Lin indietro, poi non c'è nessuna maglia bianca, allora recupera l'Atalanta, il pallone per il Giuseppe Ilicic, poi il pallone per Toloi.
1-2, ci sta provando il Valencia ma non riesce a dare il pallone Slacker, poi recupera subito l'Atalanta, il pallone è andato a Gomez 1-2, Gomez ci sta provando, Gomez non riesce, poi da il pallone a Freuler, poi il pallone va, va all'indietro 1-2, il pallone per Caldara, il giocatore con il numero 3, il pallone va al, al giocatore numero 15 Deron ancora Deron che scambia per Ilja Pilicic, Deron il pallone è sul fondo per Deron, quindi Deron non era riuscito a fare niente, Deron. Atalanta che era già in vantaggio praticamente, in vantaggio dal sedicesimo minuto con il gol di Hatebur, grande, grandissimo gol, davvero interessante per il momento. Allora, quello che si dice per il momento che non sono non solo l'Atalanta adesso ci sta provando da pochissimo tempo, ma che il Valencia sta dando il tutto per tutto. Adesso ho sbagliato il pallone dato ad Atoloi, poi il pallone viene fatto il fallo che viene già andato da Was. Ancora il pallone va per Gaia, ancora il pallone per Wes. Il pallone va da Guedos a Wes. Ancora stanno giocando un po' di dive questi giocatori. Bisogna anche capire quello che stanno anche facendo. Però adesso il pallone dato, il pallone dato Hatebur contro due, Hatebur deve tornare per un altro compagno, Hatebur, il pallone per Pasalic si è già rischiarata la difesa del Valencia, Alejandro Gomez, poi il pallone va per il Deron a Giuseppe Ilicic, ancora l'Atalanta sta facendo sognare tutto lo Savio Meazza per il momento, il pallone va da Hatebur, dai palloni a Toloi, il pallone va all'indietro per il numero 3 Caldara, che non scambia per Toloi. Toloi scambia per il numero 15 Deron, il pallone va all'indietro, spazzato via da Palomino, ancora non riesce il pallone per Mangallà, poi il pallone era per il giocatore numero secondo Bia, e poi va il pallone avanti per Diakabi, ancora per il pallone per Gaia, ancora Gaia, il pallone dato per Ferran Torres, ancora 1-2, il pallone non riesce a dare il tutto per tutto. Allora andiamo con Dobbia, sbaglia il pallone per Giuseppe Ilicic, del pallone a Gomez sul fondo, Gomez sul fondo il capitano, mamma mia, ma era anche in posizione irregolare, comunque l'aveva segnale, vediamolo al momento del passì, fuori gioco netto, ma comunque ci sembrava il tiro, comunque era stato altissimo, anche se ha segnato veniva anche annullato per giusto fuori gioco. E allora il pallone per Hatebur. E allora siamo qui in diretta per la partita, il pallone va a Mangala, pallone dietro per Domenech deve, secondo me, spazzerà via perché non ci sono altre soluzioni, perché tutta l'Atalanta è tutta schierata in avanti. Il pallone è preso da Giuseppe Ilicic, poi va Deron, Hatebur, pallone per il numero 11 Deron. Non riesce, allora ci può ripartire con il numero 8 con Gosens,
Il pallone può essere per Palomino, ma da Iličić. Iličić, Giuseppe Iličić, Iličić. Iličić! Josef! Iličić! Un gol clamoroso di Iličić! Clamoroso Giuseppe Iličić! Giuseppe Iličić! Giuseppe Iličić! Doppie 2-0! 2-0 al 42esimo, Giuseppe Iličić! Giuseppe Iličić, Atalanta 2, Valencia 0, al 16esimo Teber, al 42esimo Giuseppe Iličić, doppietta per 2-0 Atalanta, e sanno, esultano tra gli spalti i tifosi dell'Atalanta, un meazza pieno, rivediamo ancora l'azione in modo servizio, un gol straordinario, aveva due giocatori di fronte, aveva due giocatori vicino praticamente, due giocatori vicino, e c'era anche Mangala che lo poteva difendere, ma mamma mia Mangala, poi l'aveva anche preso il giocatore numero 8 Sleder, mamma mia che gol, sono gol davvero interessanti, quindi niente da fare per il portiere Domenech che ha preso due gol da Hatteber al 16esimo e al 42esimo da Giuseppe Iličić, quindi l'Atalanta che per il momento per questo primo tempo è in vantaggio per 2-0, adesso già però riparte la Valencia dall'altra parte, il pallone per Guedes che sta facendo vedere moltissimo in questo primo tempo, il pallone è già ripreso da Pasalic va velocissimo in quasi contropiede, allora il pallone è recuperato a Kondogbia ancora Kondogbia, il pallone sempre l'Atalanta, Giuseppe Iličić, ancora Iličić va avanti ancora, c'è il pallone per Mangala che se lo porta sul rimessa laterale in favore dell'Atalanta, e allora Atalanta 2 Valencia 0 praticamente, e allora va ancora il pallone recuperato da Guedes, poi va dall'altra parte per Gomez, lo prende di testa Ferran Torres, va proprio il pallone a Domenech, da Domenech si va al numero 10 Pareglio, il capitano non, allora adesso il pallone, l'Atalanta sta giocando molto male, il Valencia, il pallone per Alejandro Gomez, un grande pallone, allora il pallone va per Caldara, poi il pallone per Tolloi, da Tolloi va a Teber va Deron adesso, Deron recupera, va a Teber, bellissimo, da Iličić va a Teber a Iličić, non c'è nessun fallo, il pallone va per Kondogbia, fermato Geoffrey Kondogbia, siamo negli ultimi 30 secondi del primo tempo, gentilissimi radioascoltatori, vedremo quanti minuti verranno dati di recupero praticamente, allora diamo in questo momento ancora un grande pallone, il pallone per Soler, ancora il pallone per Pareglio, spazzato via il pallone, ancora vedremo quanti minuti verranno dati, il pallone per Alejandro Gomez verrà, viene dato, assegnato un solo minuto di recupero, va il pallone per Tolloi, Tolloi va da Hatteber, fermato Hatteber, ma non c'è la rimessa con laterale in favore dell'Atalanta, già battuta da Hatteber, da Hatteber va Deron, ancora il pallone per Tolloi va all'indietro per Caldara, sono già passati 30 secondi, poi dopo i 30 secondi si fermerà il primo tempo, ancora il pallone per Floiler, si va da Gomez a Floiler di nuovo a Gomez a Floiler per un compagno Iličić, era Floiler, ancora fermato Floiler, ma c'è stato un tocco di mano, non vista l'abito, ma Domenech adesso fa scorrere il tempo, darà
l'ultima battuta all'arbitro che guarda il fischietto, farà almeno battere la il farà battere, non c'è tempo. L'Atalanta in vantaggio per 2-0 al 16esimo, Hatteber al 40esimo Giuseppe Ilić. Allora, Giuseppe Ilić, grandissimo giocatore, perché è un grandissimo giocatore, perché si vedono tante cose importanti, un gioco bellissimo dell'Atalanta si è visto, poi si è visto e ha dato già i suoi frutti al 16esimo minuto con il gol di Hatteber. E allora questo bisogna anche dirlo, l'Atalanta ha praticamente una rosa davvero importante come attaccanti, a Muriel, a Leandro Gomez e Duvan Zapata per quelli per la Champions, per la Champions League, quarta nel campionato italiano a 45 punti. Ma concentriamoci non sul campionato ma sull'Atalanta, che veramente sta dando il frutti davvero interessanti, sono dei frutti bellissimi. Qui ha dato tanto soprattutto Alejandro Gomez, il capitano, che veramente andava una parte all'altra del campo, una parte all'altra del campo. Allora è un qualcosa di bello. Noi possiamo anche dire che ci sono diversi giochi. Allora io ricordo che anche che Atalanta così in forma è davvero smagliante, questa Atalanta. Bisogna anche capire come può andare. Che l'Atalanta, lo ricordiamo, l'Atalanta lo ricordo ha praticamente sta vincendo nelle ultime gare praticamente. Allora quello che bisogna anche dire che dobbiamo anche capire come e che cosa riescono a fare le proprie formazioni. Per il momento dobbiamo dire che la squadra di Albert Caldes, nell'ultima partita ha pareggiato contro il Real Madrid per 2-2. Ancora bisogna attendere la fine della partita per dare un primo scontro di questo della vandata degli ottavi di finale di Champions League per l'Atalanta. Gentili ascoltatori, da Ossia Giuseppe Manzi è tutto, Daniele De Conno è tutto, vi dà appuntamento fra un quarto d'ora circa per il secondo tempo tra Atalanta e Valencia, andata degli ottavi di finali di Champions League. Grazie a tutti e ci vediamo fra un quarto d'ora circa. Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato.
Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato.
Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao! Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato.
Gentili ascoltatori, un bentornato dallo stadio Giuseppe Meazza San Siro per la partita tra Atalanta e Valencia. L'Atalanta è sempre qui onde e conno. L'Atalanta sta vincendo per 2-0 con la rete al 16esimo di Atebori e al 40esimo di Giuseppe Ilicic. Ricordiamo la formazione, un 3-4-1-2, Gollini in porta, Toloi, Palomino e Caldara, in centrocampo Atebori, De Ron, Froiler e Gosens, in attacco Pasalic, punta retrata, due avanti Ilicic e Gomez. Per Valencia un 4-3-3 e un 4-4-2, Domenech in porta, poi Gaia, Diabahé, ma Ngala, Vuesi in difesa, centrocampo Soler con Dobbia, Pareio e Ferren Torres, in attacco Maxi Gomez e Guangelo Guedes, i due capitani, Gomez da una parte e Pareio dall'altra. L'arbitro fischia l'inizio del secondo tempo. Allora, ricordiamo l'arbitro è Michele Oliveri, due assistenti sono Stuart Burt e Simon Bennett, due guardaline, i due quarto uomo è Martin Atikons, il VAR Chris Van Geng e Karig Pavson, tutti in inglesi, sono tutti giocatori in inglesi. Allora, praticamente, allora vediamo il va già in uomo il pallone a Domenech che spazza via, dai il pallone comunque a Vuaz, ancora il pallone in avanti già preso subito da Gollini, poi il pallone viene dato al numero 11 Froiler, intanto l'Atalanta attacca da destra verso sinistra, il Valencia da sinistra verso destra, vediamo l'Atalanta a maglia nero azzurra, calzettoni pantaloncini neri e calzettoni neri, per maglia pantaloncini e calzettoni verdi per il portiere, intanto un Manangala in calcio d'angolo su tiro di Gomez, intanto maglia bianca, pantaloncini arancioni, calzettoni bianchi, maglia pantaloncini e calzettoni sono di colore viola per Domenech, vai a battere il calcio d'angolo, il primo della ripresa, Giuseppe Ilic, ancora va Ilic, il pallone messo in mezzo, niente, il pallone va per Gomez deve scambiare per l'iniero per Giuseppe Ilic, pallone messo in mezzo, quasi 3-0 dell'Atalanta, mamma mia, adesso c'è rimessa laterale per gli uomini di Giampiero Gasperini, va il numero 8 Gosens, mamma mia, quindi una partita davvero interessante, ancora Gosens batte adesso la rimessa laterale, il pallone per Pasalic, ancora il pallone per Gosens all'interno per Pasalic scambia per il compagno, il giocatore il numero 6 Palomino scambia per Gomez pallone per Pasalic va all'interno per il numero 11 Froiler, Murato Froiler recupera ancora il pallone Atalanta con Palomino va di testa però Mangala del Valencia, ancora il pallone per Palomino, poi Gomez che c'è l'errore, poi va il giocatore Ferran Torres, rimessa laterale fuori del Valencia, allora vediamo, si sta scaldando Duvan Zapata, si sta scaldando, sembrava Duvan Zapata, non si riuscì a capire, a vederlo bene, però è una grande partita, non è partita, lo è questa, il pallone siamo alla 49esimo minuto, Atalanta 2, Valencia 0, per il momento decino di gol di Atebore e di Giuseppe Ilicic nel primo tempo, adesso ancora recupera l'Atalanta, va il pallone per Atebore, fermato Atebore, ancora l'errore in arrivata di Pasalic, ancora il pallone preso dal giocatore Ferran Torres stanno giocando un po' dai vai i giocatori della Valencia, se il pallone vero è Mangala si va dal giocatore da West, Mangala è andato da West, poi il giocatore va il numero 20 Ferran Torres ancora il pallone per Was
West, ancora c'è un fallo che non ha fischiato l'arbitro Miguel Oliveira, poi il pallone per il numero 10 Gomez, ancora un pallone per il numero 88 Pasalic, ancora 1-2 il pallone per Giuseppe Ilicic, ancora per il pallone per Pasalic, Pasalic poi il pallone per Gio, per Leandro Gomez, Gomez, quasi 3-0, incredibile, si arrabbia Giampiero Gasperini, un'ottima azione di Leandro Gomez, certo un'ottima azione di Leandro Gomez, veramente è stata ottima, non c'era nessun giocatore al momento del passaggio in fuorigioco, stava arrivando il numero 3 Adebar, quindi il giocatore numero 33 Alejandro Gomez, c'è il però il calcio d'angolo, va proprio Alejandro Gomez dalla bandierina, 3 calcio d'angolo per l'Atalanta, uno solo battuto dalla Valencia, va Gomez, Gomez dalla bandierina, ancora va di testa Gaia, ancora il pallone per l'Atalanta che va benissimo da numero 15 De Ron torna proprio all'indietro da Gollini, dai il pallone al numero 11 Freuler, ancora Freuler deve tornare indietro da Gollini che spazza via Gollini, proprio non riescono a trovare il compagno Gollini, ma riprende subito il pallone il numero 20 Ferran Torres, ancora il pallone per da Wes, ancora il pallone a Wes, va avanti ma non riesce, il pallone lo prende Gosens va da Gollini o a Gosens, il pallone per numero 11 Freuler, ancora l'erroraccio dell'Atalanta, quasi un gol Wes, ancora il pallone per il numero 20 Ferran Torres, ancora quasi il tiro, il pallone è andato fuori, in questo caso come siamo al 52esimo minuto, sempre Atalanta 2 Valencia 0, allora è stata un'ottima azione quella per quanto riguarda l'Atalanta, per quanto riguarda il Valencia, l'Atalanta poteva qui in questo caso rischiare. Io voglio ricordarvi una cosa, l'allenatore dell'Atalanta Giampiero Gasperini come giocatore ha giocato nella Juventus, nella Regina, nel Palermo, nella Cavese, nella Pistoia, nel Pescara, nella Salernitana e nel Vio Pesaro. Per quanto riguarda l'allenatore che al Bertas Calades del Valencia è stato come giocatore nel Barcellona, nel Celta Vigo, nel Real Madrid, nel Bordeaux, è stato in prestito nella Zaragoza, nel New York Red Bull, è stato nel Albert Calades. Poi dico le esperienze da allenatore praticamente di entrambi praticamente, ancora il pallone riesce a tenerlo il numero 88 Pasalic. Allora Pasalic, bisogna capire che cosa fa Pasalic, però dobbiamo capirlo, Pasalic è molto bravo, intanto recupera il pallone De Ron Calabria, ancora il pallone per Mangala, c'è il giocatore numero 20 Ferran Torres, però Mangala, ancora dai il pallone a Guedes, non riescono ad arrivare, intanto c'è il calcio d'angolo in favore del Valencia, siamo al 54esimo minuto, rivediamo, sì l'ultimo tocco è stato di Ateber, è un Valencia che adesso vuole frenare soprattutto gli uomini di Gasperini, però non riescono, intanto battuto l'angolo, il pallone va messo in mezzo, non riescono, allora va subito a recuperarlo di testa Soler, poi va Gioffre Condobbia, recupera subito l'Atalanta, ma ancora Condobbia il pallone, lo recupera subito l'Atalanta con il numero 15 De Ron deve capire la situazione, va dal numero 72 Giuseppe Ilicic ancora va in avanti Giuseppe Ilicic, il pallone va per Gomez, non riesce e allora lo va a prendere Soler, va in avanti, pallone passa a Fernando Torres, ancora Soler va il pallone a Pareio, pallone va a Was, ancora il pallone per Pareio,
va dall'altra parte a scaricare per Soler, spazzato via il pallone da da Freuler. Allora, Freuler è un gran giocatore, come lo è anche Hateber. Hateber però ha avuto l'occasionissima e l'ha usata benissimo l'occasione. Vedremo poi adesso cosa succederà in questi momenti. Ancora il pallone che viene recuperato in qual modo. Ancora il pallone per Mangala. Il pallone per Waz, ancora ci sono tanti giocatori, ancora Waz recupera in gran pallone, il pallone per Numanetti, Ferran Torres, il pallone per Parejo, da Parejo si va a Soler, Maxi Gomez è sempre in mezzo, Maxi Gomez, quindi recupera pochi palloni, prestato tolto i palloni a Guerdes, ancora spazzato via il pallone da Gosens poi non riesce a recuperare il pallone, prende Mangala sta giocando di più, Mangala, devo dire la verità, giocare in questo modo vuol dire che stai avendo un ottimo gioco. Intanto ricordiamo che la partita praticamente di Champions, il ritorno tra Atalanta e Valencia si disputerà il 10 di marzo, martedì 10 marzo praticamente, martedì 10 marzo, e poi quindi questo è quello che sta anche succedendo. Allora vedremo quello che succede adesso. Ancora il pallone viene preso da Wells, ma spazza via il dato a Domenech, che spazza via il pallone. L'Atalanta ci sta provando in tutti i modi per segnare il terzo gol. Ancora 1-2. Il pallone viene dato a De Ron, lo chiedeva Freuler, adesso non riesce a spazza via di Chiabi. Ancora il pallone per Freuler, da Freuler si va al numero 8 Gosens va da Gomez di nuovo da Gosens va da il numero 6 Palomino lotta con Gosens, allora non c'è fallo, il pallone per Freuler col piede destro, Freuler 3-0 Atalanta al 57esimo. Freuler, incredibile gol con il destro di Freuler, mamma mia che Atalanta veramente da paura in questo secondo tempo, aveva provato a dare uno scossone soprattutto il Valencia ma non c'era riuscito, quindi nell'unica azione più o meno buona qui secondo me non c'era neanche, forse una già spinta c'era di Gomez, ma Freuler trova un varco e segna il gol del 3-0, quindi Atalanta che veramente dà spettacolo questa sera, e tutti quanti i commenti sui social dicono mamma mia bellissima l'Atalanta, alcuni dicono anche le nostre squadre devono giocare così, bello il gol di Freuler, bellissimo. E allora già dall'altra parte c'è stato un fallo ai danni di Akibi, c'è la sistemazione del pallone da parte dell'arbitro Miguel Oliver, allora che bellissime giocate, allora abbattere l'angolo, abbattere la punizione, ci sarà Parejo. Va Parejo, spazzato via il pallone, da Giuffre Condobbia, e allora ci sarà la rimessa dal fondo da parte di Gollini. E allora che mazzata per Jesper Sillesen, che
come allenatore ha allenato la Spagna Under 16, la Spagna Under 21, la Spagna Under 17, è stato vice nella Spagna e nel Real Madrid, anche vice adesso allena il Valencia. Poi Gasperini ha allenato la Juventus nelle giovanili, il Crotone, il Genova, all'Inter per poco tempo dopo che se n'era andato José Mourinho, poi il Palermo l'ha allenato due volte, il Genova infine qui l'Atalanta. Non stiamo vedendo quella Valencia che secondo me doveva quella Valencia che veramente deve e può regalare diverse partite. Io ricordo che l'Atalanta praticamente ha vinto la partita di campionato di ultima di campionato 2-1 contro la Roma, lo ricordiamo. Quindi l'Atalanta praticamente sta vincendo tantissimo. E allora andiamo avanti con il racconto di questa partita. Ancora il pallone per Toloi. Toloi va all'indietro da Gollini. Gollini per solamente spazzare. Spazza via il pallone da a Gosens. Gosens, c'è l'erroraccio! L'erroraccio, ma il quasi gol clamoroso, però la parata di Gollini, bravissimo Gollini, bravissimo il pallone per il giocatore Maxi Gomez, che aveva tirato, ma c'era stato un grande, grandissimo errore. E allora vediamo che cosa succede. E succede adesso per quanto riguarda soprattutto la grande partita in diretta. Allora bisogna capire che cosa succederà in questo momento. E allora vediamo che cosa succederà adesso. Però un secondo tempo davvero straordinario, l'Atalanta si sta veramente mettendo in grande gioco praticamente. Allora vediamo adesso quello che succederà in una partita molto bella. Ancora riparte subito il pallone per Hateber, doppietta per Hateber, Atalanta 4 al 63esimo, Atalanta 3, Atalanta 4, chiedo scusa, Valencia 0, mamma mia, doppietta di Hateber, mamma mia Hateber, in ripartenza da sola Hateber, nessuno è riuscito a fermare, e Gian Piero Gasperini veramente deve ringraziare. Vediamo, allora Parreio Parreio vuole almeno, adesso vogliono ricontrollare quello che è successo. Un altro gol incredibile, però comunque il gol dal Loana, rivedere al VAR, c'è il check, c'è il grande check del VAR, vediamo se verrà annullato o meno il gol. E allora vediamo se dicono bene o meno, lo dovrà andare a riguardare. Stiamo attendendo il check del VAR, se il gol di Hateber è regolare. Bisogna capire adesso. Parreio andava a parlare, il gol del VAR, il gol controllato al VAR, buono, è buono il check over, vediamo
sera è buono il gol. No, il gol è ottimo. Ah, sembrava, eccolo, il gol è buono, il gol è buono di Hateber, un gol straordinario di Hateber. Vediamo che cosa c'è adesso. Ancora l'Atalanta che ci va a provare per il gol del 5-0. Ancora l'Atalanta che ci va, 1-2, il pallone messo in mezzo, Gomez, vediamo. E c'è una rimessa a fondo, ma bravo Gomez. Dobbiamo dire che Gomez è molto 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 bravo Gomez. E allora bisogna anche capire chi vorrà ancora vedere e vedere bene questa partita. Intanto Giampiero Gasperini parla con il numero 11 Freuler. No, era stato fermato in angolo, sembrava dalla traiettoria che era è stato mandato fuori il pallone. Allora si riprenderà con la messa laterale, ancora il pallone per l'Atalanta. Intanto c'è stato un fallo, c'è calcio in favore del Valencia. E allora il Valencia che per il momento ha tantissimo da fare, vuole regalare tutto di più praticamente. Allora io ricordo che ci sono tantissime cose in questo momento. Bisogna anche capire quello che succederà. Allora, il pallone per il Valencia con un gol straordinario per riaprire la partita sul 4-1 al 66esimo minuto, un gol straordinario del numero 11, il giocatore numero 11 era entrato Denis Karjev, il giocatore è appena entrato, Denis Karjev, forse è lui il giocatore appena entrato, Denis Karjev, non adesso spiegheremo a chi è attribuito il gol, quindi il 4-1 è attribuito a Denis Karjev che è stato sostituito da pochissimo, quindi è uscito il giocatore Guedes ed è entrato Denis Karjev, che appena entrato segna il gol del 4-1. Ancora sta ripartendo il Valencia, che adesso non deve sbagliare l'Atalanta. C'è calcio d'angolo, ancora calcio d'angolo in favore del Valencia, ma no. Secondo arbitro, l'ultimo gol è stato il giocatore numero 4. Il giocatore numero 14, Gaia. E allora bisogna anche capire quello che sta succedendo. È una partita di quelle davvero interessanti. E allora bisogna anche capire. Allora adesso ci sono tante le occasioni che deve stare attenta l'Atalanta. Il pallone che va ripreso da con Dobbia, però c'è la rimessa laterale, va Waz. Ancora una partita davvero interessante.
quella che stiamo seguendo. Ancora il pallone va per il numero 12 Diabadi, ancora 1-2, riparte subito il numero 88, il 88 Pasalic, va Pasalic che lo scambia con il numero 72 Giuseppe Ilicic. Ilicic, va Ilicic, ancora di nuovo indietro per Pasalic, il pallone per il numero 11 Freuler, ancora il pallone per il numero 8 Gosens, poi il pallone per il numero 11 Freuler, il pallone va di nuovo a Freuler. E intanto al 70esimo minuto, a 20 minuti dalla fine, un'Atalanta straordinaria è questa. Ancora il pallone che arriva proprio a Domenech, già ridà il pallone a Diakabi. Allora vediamo Diakabi, ancora Diakabi avanti, il pallone per Shervishev, il pallone, ma vediamo, non c'è fuorigioco, pallone in mezzo e allora si rialzano, non riesce nessuno ancora. Gollini, bravissimo Gollini, si è anche infortunato Gollini, adesso Gollini si è infortunato, però si è rialzato velocemente, era un Soler, bravissimo è stato Soler, ma Waj adesso si prende un calcio d'angolo. Allora intanto quelli che sono, rivediamo ancora un tiro bravissimo, bravo Gollini ad andare avanti, a fermare l'azione, sembrava lo aveva fatto, se non sbagliamo, anche Padelli, con a Padelli ha fatto con Ciro Immobile, aveva comunque dato il calcio d'angolo. Il pallone è per Pareio che batte l'angolo, Pareio, angolo, ancora pallone per nessuno, il tiro, ancora il pallone buono e c'è rimessa dal calcio d'angolo, dice l'arbitro, sembrava rimessa a fondo, poi non tutte le azioni sono chiare, come sono 3-4 giocatori dalla rimessa, sono quei 4 giocatori delle maglie sia nerazzurre che di Bergamo che bianche del Valencia. Seguiamo il calcio d'angolo, viene battuto da Pareio, va in mezzo Pareio, ancora Gollini, non riescono, spazzano via il pallone, però poi va recuperato da Soler, ancora pallone messo in mezzo Gollini che si scontra con uno dei suoi e l'arbitro fischia e fa arrivare i medici, dice l'arbitro Miguel Oliveira, che possono entrare i sanitari dell'Atalanta in campo, sono due dei propri giocatori, rivediamo se no, questa è la zona precedente, stiamo rivedendo al monitor di servizio, però però il pallone era uscito, il pallone era comunque uscito, non si era capito dal VAR, intanto è un nuovo cambio in favore del Valencia. Adesso sta per entrare Gameiro, entra proprio Gameiro, vediamo, esce il numero 22 Maxi Gomez e entra il numero 9 Kevin Gameiro, bello, bravo giocatore anche Gameiro. Allora ribatte Gollini dal fondo, Gollini, quindi era di Gollini, il pallone per Giuffre Condobbia, Gomez, ancora non c'è fallo, adesso il pallone è preso da Ferran Torres, dall'altra parte va a Wes il pallone,
ancora pallone messi in mezzo, chiedono il rigore i giocatori del ma c'era una trattenuta, allora non ci sarà il calcio di rivediamo questa azione, era forse, secondo me l'ha presa in volto e poi gli è caduto addosso, quindi è andato proprio fuori. Il pallone era fuori, stavamo chiedendo chiedevano forse qualcosa, vediamo. E allora vediamo, lo sta vedendo il VAR, noi vi diciamo in tempo. Quindi di testa e forse poi dopo gli è colpito a Caldara. Quindi veramente. E allora non c'è rigore. Ma avevamo già anche detto in presa diretta che il rigore non c'era. Entra Duvan Zapata, entra. Quindi esce Caldara ed entra Duvan Zapata. Abbiamo visto bene, stava allenando lui in precedenza, si è allenato moltissimo Duvan Zapata. Siamo a 14 minuti dalla fine della partita. Io vi ricordo una cosa, allora l'Atalanta praticamente è stata fondata nel 1907, ma non ha nessun titolo di UEFA, non ha nessun campionato, ha una sola Coppa Italia nel 1963, non ha mai partecipato al 2009, al 2009-2010, al 2016-2017, alla UEFA, alle coppe, poi UEFA sedicesimi di UEFA Champions League, spareggi di UEFA sedicesimi di UEFA Europa League, spareggi 18-19 di UEFA Europa League. E poi quest'anno in UEFA Champions League ha praticamente anno di fondazione del Valencia 1919, campione Coppa dei Campioni 2000-2001, Coppa delle Coppe 1 nel 1980, Coppa UEFA 2004, Supercoppa UEFA nel 1980 e nel 2004, Coppa Intercontinentale 1998. Ma siamo il calcio angolo che è stato battuto in questo istante, ancora il pallone che viene preso dal capitano Pareio, spazzato via dal numero 33 a Tebero, quindi intanto prese il pallone da Collini. Vi dicevo tante cose. Nel 2009-2010 quarti finale di UEFA Europa League, nel 2010-2011 ottavi di finale, semifinale UEFA Europa League 2011-2012, veniva dai giorni Champions League, poi 2012-13 ottavi finale di Champions League, come 2010-2011, 13-14 semifinale UEFA Europa League, 14-15 nessuna competizione, 15-16 ottavi di finale UEFA Europa League, arrivava sempre ai giorni Champions League, 16-17 niente, 17-18 nulla, 18-19 semifinale UEFA Europa League, era arrivato dai gironi UEFA Champions League. E queste erano praticamente più le indicazioni. Intanto Tottenham 0 Lipsia 1. Quindi questo è stato sono stati i movimenti. Intanto si sono dati proprio sulle due squadre. Ancora il pallone per Gosens Deron, il pallone era per Duvan Zapata, ha messo un altro attaccante, Giampiero Gasperini. Il pallone va a Diakabi, poi il pallone per il giocatore 11 Carjeves, va all'iniero per Pareggio. Allora nulla da fare al momento, vedremo come vanno le cose. Il pallone va al giocatore numero
18 Wes, ancora Wes, poi recupera l'Atalanta, poi il pallone per Gioffre con Dobbia sul fondo, manca un minuto e si entrerà nel 80esimo, mancano 20 secondi e si entreranno negli ultimi 10 minuti di partita. Ancora il pallone quasi preso da Duan Zapata, Gomez, il pallone va a Pasalic, da Pasalic va a Floiler, recuperano ancora il pallone ma messo fuori da Toloi, rimessa con le mani in favore del Valencia. E c'è il cartellino giallo a Hateber per il fallo sul giocatore numero 11 Denis Krajev, quindi cartellino giallo. La prossima sfida sarà diffidato, non lo era allora. I due diffidati erano De Ron e Giuseppe Ilicic, quindi la prossima partita, nella partita Valencia-Atalanta, sarà diffidato Hateber. Ancora il pallone si va dall'altra parte per Wes, ancora il pallone messo in mezzo a chiudere in calcio angolo, ma c'è un giocatore di Valencia a terra, vediamo, sembra il capitano con Pareio. No, non è il capitano, ma c'è, esce Giuseppe, esce Gomez ed entra il numero 18 Ruslan Malinowski. Quindi allora è uscito Leandro Gomez, è entrato Malinowski. Leandro Gomez ha fatto tanto, vediamo anche, allora vedremo anche la fascia, capitato, sembra passata non a Duvan Zapata forse. Ancora il pallone viene mandato in rimessa laterale da Gioffre Kondogbia, ma c'è il giocatore di HB del Valencia a terra. Siamo all'81esimo minuto, quasi 82, Atalanta 4 Valencia 1. Allora è un gioco davvero magnifico quello che ha fatto l'Atalanta fino al gol del che sta facendo e che deve continuare, non deve sbagliare nella gara di ritorno, però questa è solo la gara d'andata. Però comunque scriveranno bei titoli di giornale domani tutti quanti, come apriamo anche, si apriranno i giornali. E allora c'è un giocatore del Valencia a terra, anche l'arbitro Michele Olivera si va a vedere cosa è successo. Adesso allora si fa un ma hanno forse, allora vediamo, potranno anche dire in Spagna che il quarto gol di Hateber era in fuorigioco. Hanno comunque rivisto al VAR, lui non c'è andato al VAR Miguel Oliveira, e quindi hanno avuto forse tanto. Intanto esce il giocatore di HB. E allora preoccupato Alberto Caledes, che dovrà fare un cambio forzato se non può rientrare di HB. E allora vediamo Gosens, Zapata, fallo su Wes, c'è il di Zapata, calcio di munizioni in favore del Valencia. 84esimo minuto, Atalanta 4 Valencia 1, c'è l'errore di Domenech, poi ancora il pallone Duan Zapata, il pallone, il tiro murato
murato, ma è andato, sembrava murato invece proprio sul fondo il pallone del giocatore numero 11 Freuler. Allora il tiro, no, di Freuler, di Malinowski, primo il tiro di Malinowski, si è anche arrabbiato, anche nonostante il 4-1 si è arrabbiato proprio, ha detto mamma mia, 80% possesso palla per entrambi, 80%, però 369 passaggi completati contro i 349. Quindi vuol dire che hanno anche un buon possesso palla il Valencia. Ancora recupera Pasalic, poi stava andando Freuler, però poi recupera il pallone. È comunque rientrato il giocatore di HB, quindi non c'è stato preoccupazione per Caledes. Intanto c'è stato il fallo, quindi De Ron ha fatto il fallo, ci sarà ai danni del giocatore il giocatore numero 20 Ferran Torres. Quindi Ferran Torres, calcio di punizione fuori del Valencia. Quindi, vediamo, il Valencia va a cavo, siamo, vediamo, batte il Valencia, niente da fare, spazza via Malinowski, ancora va a recuperare il pallone Giuseppe Ilicic, va il pallone per Malinowski, Malinowski lo serve Duvan Zapata, Zapata, ancora Zapata, pallone messo in mezzo, non c'è nessuno. Allora c'è il calcio di punizione, il fallo è di Malinowski. Malinowski da quando è entrato non mi è piaciuto molto Malinowski, perché doveva secondo me dare più. Malinowski è entrato al posto di Gomez, Malinowski, e quindi bisogna anche capire quello che ci sa, ma secondo me le due squadre stanno giocando, stanno tenendo un ritmo che non hanno mai, hanno avuto molto poco, però il Valencia in questo caso non riesce ad averlo. Intanto di un altro fallo Andy Wes, allora di Wes. Intanto siamo all'86esima, Atalanta 4 Valencia 1, è una bella partita. Adesso il Valencia vuole rimettere almeno le cose a posto, andarsi a casa con due gol. Il pallone va per Ferran Torres, ancora il pallone per il numero 8 Gosens, dai il pallone per Was, ancora pallone in mezzo, pallone spazzato via, ancora il pallone per il numero 12 Diacabi, ancora un pallone in mezzo, spazza via Gollini, in rimessa laterale Gollini, ma forse ha fatto cenno l'arbitro del fuorigioco, quindi però era arrivato benissimo Gollini, sì, fuorigioco netto. Gollini è arrivato in su Gaia, era arrivato benissimo su Gaia. Allora un gol davvero interessante. C'è intanto stata una spinta ai danni di Duvan Zapata, allora si prende anche il giallo di Acabi. Di Acabi si prende il giallo per il fallo su Duvan Zapata, quindi il giallo per, no, non è stato dato il giallo, quindi forse era un fallo ma senza giallo. Recupera ancora il pallone, recupera il pallone Malinowski, Zapata, ancora un 1-2, pallone per il neo capitano, sembra Freuler, ancora il pallone, il Valencia sta per ripartire, ancora il pallone con Gamero contro due, il pallone non ci arrivano e quindi si scaramente rimessa con le mani, non ci arriva il giocatore numero 11 Krejcev. E allora siamo entrati negli ultimi due minuti di recupero, negli ultimi due minuti prima del recupero.
E allora bisogna vedere adesso che cosa può succedere. E allora vedremo. E allora quello che sta accadendo al momento. E allora una partita davvero straordinaria. Davvero, davvero straordinaria. Ancora, ancora qualcosa di bellissimo. Vediamo quello che succede. Siamo Atalanta 4 Valencia 1, mancano 30 secondi e poi scopriremo il recupero. Niente da fare, c'è la rimessa con le mani in favore del Valencia. Mangala, Diakabi, Gioffre Condobbia, ancora il pallone per Wes, Diakabi, ancora avanti il pallone per Gomez, ancora niente a fare. 4 saranno i minuti di recupero, quindi ancora abbiamo ancora il pallone per il numero 14, il tiro, ma non c'è stato nulla da fare per Kevin Gamero. E allora si riprenderà con la rimessa dal fondo per l'Atalanta, che si riprenderà molto comodo, no? Era Fernando Torres praticamente. E allora se la prende, si arrabbia parecchio il capitano. Esce Pasalic e entra Adrien Tamez. Quindi esce Pasalic, entra Adrien Tamez. Entra Adrien Tamez, vuole almeno sfruttare questo cambio così per far perdere un po' di secondi Giampiero Gasperini. Però questa Atalanta mi è piaciuta soprattutto per il ritmo che ha tenuto, soprattutto il primo con i due gol e con gli altri due nel secondo tempo. Ha veramente detto al Valencia: noi siamo veloci, dobbiamo continuare a giocare, bisogna andare sempre in avanti. Adesso arriva Domenech che non riesce a far ripartire subito i suoi. E allora spazza via il pallone che viene recuperato proprio da Giuseppe Ilicic. Ilicic, ancora Giuseppe Ilicic, Giuseppe Ilicic, ancora Ilicic, Ilicic. Dà il pallone a Deron, da rinnovo il pallone a Deron. Deron, fanno giocando un pochino di passaggi perché mancano al momento due minuti per finire il recupero. Poi c'era un pallone che è stato messo in calcio d'angolo da Domenech, quindi anche un calcio d'angolo. Bella, bravo Domenech, bravissimo. Quindi un angolo dato all'Atalanta. Siamo al 2 minuti e 40 secondi. Atalanta 4, Valencia 1. Vogliamo la doppietta di Hateber, il gol di Giuseppe Ilicic, il gol di Freuler per il quarto, poi il gol di Krejciev per l'unico gol del Valencia. Adesso mancano 10 secondi per aprire l'ultimo minuto di recupero. E allora diamo
che cosa si può fare. E allora vediamo adesso che cosa riusciranno a fare negli ultimi 40 secondi del negli ultimi 40 secondi. Andiamo. Allora, mancano 20 secondi adesso, il pallone di Duvan Zapata, Duvan è stato l'ultimo a toccare, Wesa è stato l'ultimo a toccare, sembrava Zapata, Giuseppe Ilicic, vogliono, adesso vanno calmi, cauti per almeno prendersi questa vittoria sul 4-1, andiamo Miguel Oliveira, finisce qui. Atalanta batte Valencia 4-1 con i gol doppietta di Atebur, Giuseppe Ilicic e il gol di Freuler, di Blor di Freuler per il Valencia, segna appena entrato Karjev. È una partita davvero interessante quella di questa sera, lo è stata, un Atalanta che ha veramente dato filo da torcere, lo ha dato a tutti quanti, si sperava che almeno in casa riuscisse a vincere, ma non ci potevamo nemmeno immaginare con un gol soprattutto straordinario, con un gol del 4-1, c'è da aggiornare anche la bacheca, l'Atalanta che mette un filotto dal recupero della Champions, che era a 0 punti, poi arrivata a seconda, va andata agli ottavi di finale e qui si sta almeno per l'andata e si è presa i punti necessari praticamente. E però l'altra partita ancora in corso, sta vincendo il Lip Tottenham 0 Lipsia 1 con il gol di Timo Werner, ma concentriamoci ancora su questa partita prima salutarci. E allora praticamente la Atalanta 4 Valencia 1 praticamente gol. Allora sono arrivati questi gol davvero meravigliosi, davvero belli, e vogliamo dire che tutto il Meazza era entusiasta, tutto il Meazza, per la prima volta agli ottavi di finale l'Atalanta, e si è preso questa meritata vittoria. Però il gol pesa tantissimo per Domenico Gasperini, perché può recuperare facilmente la partita gli uomini di Albert Celades, e bisogna rimettere in sesto la squadra, non bisogna perdere. Ricordiamo che è finita Tottenham 0 Lipsia 1, si è andato Timo Werner su calcio di rigore, ma non serve molto perché le partite così devono andare bene, devono andare anche meglio. Ricordi i risultati di ieri: Atletico di Madrid 1 Liverpool 0, il gol di Saul Niguez al quarto minuto per l'Atletico di Madrid, Borussia Dortmund 2 Paris Saint Germain 1, il gol di Erik Haaland al 60esimo e al 77esimo per il Paris Saint Germain, segna al 75esimo Neymar. Questi sono i primi verdetti, questo è quello che ci ha detto questa settimana di Champions League, vedremo poi domani che ci dirà la settimana di UEFA Europa League per i sedicesimi di finale, l'Inter che va in trasferta contro il Ludogorets, la Roma che è arrivata, che l'Inter è scesa dai gironi di Champions League, la Roma che è arrivata seconda nel proprio girone va a giocare in casa contro il Ghent, ricordiamo Lipsia a Tottenham il 10 e Valencia Atalanta il 10 sempre alle 21, l'11 di marzo Paris Saint Germain Dortmund e Liverpool Atletico di Madrid. Ma ancora verdetti devono esserci,
ci sarà Napoli-Barcellona martedì, Chelsea-Bayern Monaco sarà sempre martedì alle ore 21 e mercoledì Lione-Juventus e Real Madrid-Manchester City, Manchester City. Queste sono ancora le partite da disputare. Gigi Ari, ascoltatori, sono Giuseppe Mazza, è tutto con il risultato di Atalanta 4 Valencia 1 di Enecondo. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima con sempre qui su Radio Inizia il Campionato. Grazie a tutti, domani c'è la UEFA Europa League da seguire tutta d'un fiato alle 19 e alle 21. Grazie a tutti, ci troviamo alla prossima sempre qui su Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Leonardo Andreini e anch'io ascolto direttamente da Firenze tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Un saluto. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il Campionato.